Tra gli eventi, diciamo, importanti nell'arco della storia dello stabilimento, c'è da ricordare sicuramente le visite dei capi di Stato. Mentre la visita di Pertini, diciamo, è una visita dovuta come cittadino savonese, come istituzione, e quella del re del 1908 è una visita ad uno stabilimento che in quel periodo era uno dei più importanti d'Italia. In quel periodo l'industria, soprattutto siderurgica, lo Stato, allora il Regno d'Italia, potenziava perché voleva a un certo punto per arrivare ad essere indipendente dall'approvvigionamento di armamenti. L'importanza dello stabilimento di Savona era proprio la produzione anche di parti di queste, ma soprattutto più che di parti di armamenti, non proprio armamenti. Quindi di lamiere per corazzate di navi, quanto lo stabilimento che produceva gli armamenti era a Terni. Anche se facciamo un passo indietro nella storia industriale, lo stabilimento di Savona viene acquisito dalla Terni per utilizzo civile invece, mentre la Terni aveva il suo mercato, aveva il suo mercato, diciamo, degli armamenti, ma aveva un suo mercato civile e lo faceva svolgere allo stabilimento di Savona anche perché posizionato meglio logisticamente, che è quello della Terni. Sempre nell'ambito storico dello stabilimento, nei suoi 133 anni di storia, ci sono tre punti principali, i punti relativi proprio alle crisi. Il 1892, il fallimento della Tardi Bank, nel periodo del 1950, quando i tagli della nuova siderurgia pubblica calano sulla Ilva di Savona, è il 1993 quando l'OMSAV chiude definitivamente i battenti e cessa praticamente ogni lavorazione nello stabilimento. La prima, nel 1892, è una crisi generata da una crisi mondiale, da una crisi inizialmente nazionale dovuta alla crisi bancaria in cui le imprese erano in corsa al credito, quindi era un periodo in cui nascevano sempre nuove banche, le imprese richiedevano sempre più al credito. La politica estera italiana trovava un nuovo alleato nella Germania e mentre, diciamo, con la Francia dialogava meno. Il ricorso continuo al credito ha fatto sì, a un certo punto, che si è innescata una crisi economica a catena, che ha coinvolto le banche principali, dalle banche prima più piccole, più quelle sempre più grosse, fino a che chiaramente si sono coinvolte anche le industrie che erano ricorse al credito attraverso le banche, tra cui la Tardi Bank. E questo è un motivo principale della crisi, la Tardi Bank. In quel periodo, però, la città di Savona, essendo la Tardi Bank consolidata all'interno della città, consolidata a livello economico-sociale, ci lavoravano allora circa 1.800 dipendenti ed si era stimato più o meno che pesava circa quasi un quarto della popolazione di allora e quindi aveva il suo peso. Questa crisi, come dicevo appunto, ha rischiato che la Tardi Bank chiudesse. Ci sono stati poi nel momento in cui è passata in mano al liquidatore dei movimenti un po' strani, quanto ci sono state delle offerte arrivate al liquidatore per mantenerla chiusa lo stabilimento. Quando è stata indetta l'asta pubblica, che sembrava che la società Terni, allora società diciamo siderurgica in cui lo Stato aveva investito parecchio, perdendoci oltretutto, sembrava che dovesse mettere mano su Savona, abbia volutamente fatto andare deserta l'asta pubblica per poi acquistare la trattativa privata a un prezzo molto più basso. E quindi da lì poi si è riavviato l'impianto e piano piano è ripartita. Nel dopoguerra, 1950, la crisi era dovuta chiaramente a un'uscita da un paese stremato dalla guerra, che quindi doveva ripartire la produzione, e quindi ci sono state delle scelte politiche, industriali e politiche, su quale stabilimento era considerato obsoleto. Probabilmente Savona sarà anche stato un impianto obsoleto, però
c'è da dire che i lavoratori, le maestranze e gli allievi tecnici avevano fornito un piano di ristrutturazione degli impianti, perché loro stessi erano convinti, sapevano che gli impianti erano obsoleti e nonostante erano danneggiati dai bombardamenti. Anche lì la città, non solo la città in quel caso, si è stretta attorno alla fabbrica a difenderla, tanto è vero, è diventato storia il Natale passato all'interno della fabbrica, stabilmente una fabbrica occupata da parte di tutte le famiglie e non solo, ma anche di parlamentari, sindacalisti, non solo del sindaco all'interno proprio della fabbrica. In più, addirittura, lavoratori del, se ricordo bene, del porto, comunque di altre realtà produttive che hanno rinunciato alle strenne per i loro figli per dare ai figli dei dipendenti della loro Ilva. Sono arrivati aiuti anche dall'Ansaldo sotto forma di derrate alimentari, i contadini del circondario portavano qualsiasi ortaggi, frutta, proprio da devolvere appunto ai lavoratori in lotta. Quindi è stato un periodo molto intenso e di difesa dello stabilimento. Nel 1993 la crisi, diciamo più, c'è una crisi del 93 generale, una crisi industriale generale dell'Italia comunque in quel periodo. Però lo stabilimento non ha più quella forza, quell'incidenza che ha sulla città. Un po' perché gli occupati sono molti di meno e quindi su una popolazione che allora siamo sui 93, intorno ai 60.000 abitanti, e quindi che incide molto meno, ma non c'è solo quello. Viene messa in discussione una fabbrica con di 130.000 metri quadrati in cui lavorano poco, nel periodo dell'OMSA, un poco meno di 300 dipendenti, e quindi da fuori che sembra giustificato. Giustificato però per chi non sa che tipo di lavori e questioni vengono fatte, ma in quel periodo, ripeto, l'importanza è stata, la fabbrica è stata messa in discussione sul discorso delle aree perché c'erano altri interessi chiaramente economici, da una parte il porto che aveva bisogno, era in espansione, era in un periodo sì, e aveva bisogno di espansione, e siccome le aree a sud del binario portuale erano di Magnali, quindi di proprietà dell'autorità portuale, oggi allora era un deporto, comunque dell'autorità portuale, e quindi c'era anche una proroga che era in scadenza proprio, e quindi aveva l'interesse probabilmente se lo stabilimento, senza muovere, che non ci fosse più per poter metterci le mani sopra, come in definitiva poi è finita. Oltre al fatto della crisi, sono subentrati altri fattori, altri interessi economici. Diciamo che ci può essere stato un discorso di che l'economia cambia, però intanto il discorso dello stabilimento allora, rispetto alle due precedenti crisi, 1892 e 1950, c'era una città a difesa dello stabilimento. Cosa che nel 1993 non c'è stato. C'è stata a livello di documenti, però, ma non c'è stata un coinvolgimento vero, ecco. E quindi era un po' un punto debole. E poi chiaramente altri interessi più forti hanno fatto sì che piano piano è andata a morire la cosa, e per forza di cose si è andati a quel punto in quella direzione. Cosa è rimasto di questo stabilimento, che è stato, come abbiamo detto, il perno industriale, economico per molti anni di questa città? Alzando gli occhi, la cosa che vediamo ancora oggi è la ciminiera, l'alta ciminiera, l'ultima che è rimasta delle vecchie acciaierie del 1950, che a ricordarci anche l'attività siderurgica. Salendo sul Priamar, lo vediamo benissimo dall'alto, gli ultimi capannoni ormai asserviti al porto, questa ciminiera che ormai è rimasta come segnalazione aerea per, appunto, o come far forse per le navi, come punto della costa, infatti di sera è illuminata,
chiaramente per un discorso di sicurezza, c'ha le sue lucine rosse. All'interno della città le maestranze ci hanno lasciato una pavimentazione ormai che diventa storica, che credo che il Comune di Savona dovrebbe preservare, perché ormai è del 35, quindi sono 75 anni che è lì. La sperimentazione di pavimentazione stradale dell'Ilva, che troviamo all'incrocio tra Corso Mazzini e Corso Italia, all'altezza del semaforo. Poi abbiamo nel 1995 i lavoratori dell'OMSAM, ormai con stabilimento chiuso, hanno deciso di donare all'ANMNIL, all'Associazione Nazionale Multilaterale sul Lavoro, una scultura che era situata all'interno dello stabilimento e che ricordava era stata realizzata con l'ultima fusione, l'ultima collata di ghisa, quando è stata chiusa la fonderia, ed era a ricordo dei lavoratori della fonderia di Savona, che i lavoratori appunto dell'OMS hanno donato poi all'ANMIL a ricordo appunto dei lavoratori appunto che sono caduti sul lavoro, invalidi sul lavoro, e che è posta, è stata posata nel giardinetto di fianco al mercato civico di via Pietro Giuria, quindi si trova tra via Pietro Giuria e Corso Mazzini. Degli ultimi lavori fatti in assoluto dello stabilimento nel periodo di transizione tra Italia Sud e Romsav, possiamo osservare le gru porta container che sono tuttora operanti nel porto di Vado Ligure, all'altezza del faro di Vado. Un'altra testimonianza che c'è riportata dall'amico Giovanni Badino in una delle sue tante esplorazioni in giro per il mondo ci viene di due immagini che lui ci ha inviato pubblicate nel libro, fotografate a circa 2000 km dal polo nord all'isola di Svalbard, dove è retto un traliccio di attracco dei dirigibili, che è servito di attracco anche al dirigibile di Umberto Nobile durante la sua storica spedizione, in cui in questo traliccio, nelle putrelle, sono sovrimpressa la scritta Ilva Savona. Diciamo che c'è un po' un attaccamento, io ho lavorato dall'87 fino alla fine, quindi la vicenda ultima l'ho vissuta tutta quanta e ho partecipato anche a degli incontri, ero delegato sindacale, quindi ho partecipato anche a degli incontri, quindi conosco abbastanza bene cosa è successo nell'ultimo periodo. Io personalmente questo libro l'ho voluto anche per una rivincita, nel senso che per me e per chi ci ha lavorato, perché come è andata a finire non mi è piaciuta, tutto quello che è successo, la cassa di integrazione, tutto quello che comportava, e quindi e poi non mi andava il fatto che questa a distanza di anni, piano piano, oltre che man mano che vedevo che il cantiere di Orsa 2000 buttava giù un pezzo, quindi lo cancellava fisicamente, ma a parte fisicamente mi sembrava che veniva cancellato anche dalla mente delle persone. E quindi ho pensato di realizzare questo libro per soprattutto che rimanga, quello che mi interessa, rimanga un documento, un qualcosa che c'è, si sapeva, che sappia che c'è stato questo stabilimento. La voglia di fare una storia completa ce l'ho sempre avuta, chiaro, ho iniziato prima a farlo un pezzettino, poi piano piano, fino ad arrivare a questo, proprio con lo scopo che ho detto, perché rimanga un documento di un qualcosa, e la vedo come una rivincita verso qualcuno, per conto mio ci sono, mia opinione personale, delle responsabilità che hanno deciso sulla sorte di questo stabilimento, e che per sotto un certo aspetto meno se ne parlava, forse meglio era per tutte le vicende che sono andate poi senza fare nessuna polemica, tirando fuori quello che è stato. Io tiro fuori delle cose che sono scritte su dei documenti.